I promotori del progetto Valenza, che tenderebbe ad istituire un nuovo ente comunale con una popolazione di quasi 80.000 abitanti, hanno chiamato a raccolta gli amministratori di ben 14 comuni per illustrare quelli che dovrebbero essere i vantaggi che potrebbero derivare dall'unione di queste realtà, un po' come aveva tentato di auspicare la legge Delrio. Però in pochi hanno risposto all'appello, forse perché alcuni potrebbero aver paura di perdere la loro identità, o forse perché troppo lontani dalla città capoluogo, che però non dovrebbe fare da capofila, o forse per ataviche rivalità storiche fra le comunità. Sta di fatto che solo in 5 hanno risposto. Ma quali potrebbero essere i vantaggi, secondo i promotori, di questa iniziativa popolare? Nascerà un nuovo ente locale che avrà oltre 80.000 abitanti, avrà una superficie come estensione, quindi in chilometri quadrati, circa 326, quindi veramente saremo la terza città della Calabria in termini proprio di popolazione e saremo anche come estensione la seconda città della Calabria. Oggi abbiamo invitato tutti gli amministratori degli enti locali interessati, quindi tutti i vari comuni, sono circa 13, ma noi siamo, diciamo, i promotori. I sindaci sono i cosiddetti attuatori, gli attori di questo progetto, perché loro stessi poi devono attuare delle singole, dovrebbero in consiglio comunale deliberare, insieme tutti quanti poi le delibere verrebbero poi inviate alla Regione Calabria, la Regione Calabria poi dovrà indire un referendum popolare, quindi poi saranno poi i cittadini a dire, diciamo, la loro. Per il capoluogo di provincia potrebbe essere un modo per attirare più risorse sul territorio. A me sembra una idea ottima, vorrei spostare un po' la prospettiva, non è che il comune di Valenza che si allarga e sono più comuni che si fondono insieme, creando un'area vasta che possa essere in grado di ragionare e di far valere la propria voce sia sui tavoli regionali che nazionali ma anche europei. L'obiettivo è proprio questo, cioè quello di rafforzare noi stessi. La logica va in questa direzione. Del resto si ragiona sempre più in termini di area vasta, soprattutto a livello europeo, ci si rivolge in termini di finanziamenti, in termini di considerazioni da ogni punto di vista, non soltanto politico ma anche economico, ad aree vaste e noi vorremmo proprio creare questo.